saluto cordiale a tutti. Ultimo esercizio, ultimo studio di funzione esponenziale. Siamo arrivati alla fine di questa lunga carrellata di studi di funzioni esponenziali. Andiamo a leggere questo, che come vedete dietro di me sono parecchie domande. Ci danno una funzione data f di x uguale e elevato meno il modulo di x meno x quadro meno 3 fuori dal modulo più ax al cubo per ogni a appartenente all'area. Ci chiedono, fanno tre domande. Domanda relativa alla lettera A: calcolare per ogni a appartenente ai reali i limiti per x che tende a meno infinito di f di x e il limite per x che tende a più infinito di f di x. Domanda B: ci chiedono di determinare a in modo che f abbia in x con 0 uguale meno un mezzo un punto di minimo relativo. X con 0 uguale meno un mezzo un punto di minimo relativo. Spero che si veda. Domanda C: studiare f, ci chiedono, per il valore del parametro a determinato al punto B, scritto al punto 2, vabbè, appunto, al secondo punto, al punto B, e tracciarne un grafico qualitativo. Non è richiesto lo studio della f secondo di x. Bene, a questo punto cancellerei questo papiro che ho scritto e andrei a rispondere alla domanda relativa alla lettera A. In questo caso vedete che abbiamo quindi uno studio di funzione parametrico, ma nemmeno, nemmeno ma anche no, cioè nemmeno tanto, perché comunque è uno studio abbastanza pilotato. Cioè adesso ci chiedono di rispondere a determinati quesiti. Quesito A: cominciamo con andare a fare il limite per x che tende a meno infinito di f di x, notando subito come in effetti, prima di fare il limite, andiamo a discutere quel valore assoluto. E intanto consideriamo il trinomio meno x quadro più x meno 3, che, cioè quel trinomio contenuto all'interno del modulo del valore assoluto. E poniamolo pari a 0. Tanto dovremmo porlo sia maggiore che minore di 0 per discutere il modulo. Se moltiplichiamo per meno 1 ambedue i membri, otteniamo un x quadro meno x più 3. Ma come potete vedere, se la pongo uguale a 0 questa, evidentemente calcolo le due radici applicando la formula risolutiva x1,2, ottengo un meno b, quindi 1 più o meno radice quadrata, vedo subito, mi accorgo che il delta, il discriminante è negativo, perché viene un 1 meno 4ac, quindi 1 meno 12 fratto 2a. Quindi vuol dire che questa equazione qui non ammette assolutamente equazioni, non ammette assolutamente soluzioni reali, radici reali. Quindi vuol dire che se io andassi a porre questa, che so avere un'equazione associata con un discriminante negativo, la vado a porre maggiore di 0, perché lo dovrò fare, visto che modulo di x meno x quadro meno 3 vale x meno x quadro meno 3 se x meno x quadro meno 3 è positivo, oppure vale x quadro meno x più 3 se x meno x quadro meno 3 è negativo. Andando alla porre maggiore di 0, moltiplicando per meno 1, quindi cambiando i segni, cambierà anche il verso della disequazione. Avrò quindi un x al quadrato meno x più 3 minore di 0. Ma avendo questa equazione, l'equazione associata, cioè x quadro meno x più 3 uguale a 0, un delta negativo, questa non sarà mai per nessun valore di x appartenente ai reali negativa e quindi sarà sempre positiva. E allora vuol dire che è sufficiente lì, visto che detto questo, possiamo dire che il modulo di x meno x quadro meno 3 vale pertanto x meno x quadro meno 3 se x meno x quadro meno 3 è positivo, oppure vale questo trinomio col meno davanti, quindi cambiamo il segno x quadro meno x più 3 se x meno x quadro meno 3 è negativo. Ma x meno x quadro meno 3 è negativo, è questo qua. Vedete, questo qui vuol dire x quadro meno x più 3 minore di 0, ma questo evidentemente non è mai verificato. Questo invece è verificato per ogni x appartenente ai reali e quindi il modulo, in questo caso non va l'esclusione del modulo ci porta a dire che modulo di x meno x quadro meno 3 equivale a x quadro meno x più 3, perché evidentemente questo qui, essendo vuoto, non lo prenderemo in considerazione. Quindi questo unito a qualcosa di vuoto, a qualcosa che non esiste, è solamente questo. Quindi lì, in pratica, al posto del modulo ci mettiamo molto semplicemente, se volete lasciando il meno davanti o
moltiplicando, io ci lascerei andare avanti, ci lasciamo aperta tonda, x quadro meno x più 3, fino alla fine evidentemente, più quella x elevato al cubo. Quindi questa è la prima cosa che va fatta, e allora a questo punto possiamo con molta tranquillità andare a discutere il nostro andare a discutere i nostri due limiti, naturalmente al variare di a, dicendo subito che il limite per x che tende a meno infinito di f di x in questo caso verrà, teniamo conto che questo è uguale al limite per x che tende a meno infinito. Allora notiamo subito che x quadro meno x più 3, da parte il limite per x che tende a meno infinito di x quadro meno x più 3 non è altro che uguale al limite per x che tende a meno infinito di x quadro, perché sappiamo che raccogliendo x quadro meno x più 3 sono infiniti, evidentemente trascurabili, ovvero più infinito, perché meno infinito al quadrato è più infinito. Quindi abbiamo un più infinito, che è quello, quindi abbiamo un e elevato, o evidentemente abbiamo un e elevato meno infinito, dove il meno sta qua davanti, l'infinito è quello, più però, attenzione, ax cubo. Ma essendo cubo, quindi l'esponente dispari, abbiamo un a che moltiplica anche in questo caso un meno infinito, perché meno infinito al cubo è sempre meno infinito. Ovvero, meno infinito più a per meno infinito, e alla meno infinito vale 0. Questo naturalmente, faccio notare, se a è evidentemente positivo. Faccio notare che se a fosse 0, questo si annullerebbe, perché se a fosse 0 questo se ne andrebbe e continuerebbe a venire alla meno infinito, quindi vale a alla meno infinito, vale 0 il limite, se a è maggiore o uguale di 0. Faccio notare invece che il limite sempre per x che tende a meno infinito di f di x, viceversa, attenzione, vale e elevato, attenzione che se x tende a meno infinito, qui abbiamo sempre un meno infinito perché comunque abbiamo un meno x quadro di rimanenza là. Ma se a è negativo, faccio notare, in questo caso, se a è negativo, meno infinito mi fa più infinito, quindi più infinito o meno infinito è una forma determinata, ma faccio notare che, visto che abbiamo, parliamo di un ax cubo, quindi di un termine di terzo grado, quindi un infinito prevalente rispetto a questi qui, ci rimarrebbe un limite per x che tende a meno infinito di e elevato a x al cubo, ovvero un e elevato più infinito, quindi un più infinito. Faccio altresì notare che assegno di obliqui non ce ne sono né, naturalmente qui possiamo dire che quando a è maggiore o uguale di 0, y uguale a 0 è un asintoto orizzontale, naturalmente per adesso solamente sinistro, asintoto orizzontale sinistro, mentre invece semplicemente quando x tende a meno infinito e a evidentemente è negativo, possiamo dire che non ci sono asintoti obliqui a sinistra, perché dividendo tutta questa per x mi rimarrebbe comunque quell'e elevato a x cubo, che comunque essendo un esponenziale sta al numeratore e prevalente rispetto all'x della forma dell'asintoto obliquo del calcolo di m che sta sotto. Quindi ricapitolando, possiamo dire che questi ragionamenti ci portano a dire che se andiamo a scriverlo naturalmente a seconda del valore di a, possiamo dire che il limite per x che tende a meno infinito di f di x vale più infinito se a è negativo, vale 0 se a è maggiore o uguale di 0, e in questo caso si parla di un asintoto orizzontale, naturalmente per adesso definito solamente a sinistra, a sinistro. Eccolo qua. Viceversa, vediamo che succede quando x tende a più infinito. Il discorso non è molto diverso, la sola differenza è che il limite per x che tende a più infinito di f di x, in questo caso, faccio notare che x quadro meno x più 3, quando x tende a più infinito, il limite per x che tende a più infinito di x quadro meno x più 3 è sempre uguale al limite, sempre per il discorso della gerarchia degli infiniti, per x tende a più infinito di x quadro. Quindi nuovamente abbiamo un x quadro prevalente fra x quadro meno x più 3. Quindi abbiamo sempre, in pratica, andando a fare i nostri conti, avremo un e elevato meno x quadro più a che moltiplica x cubo all'esponente dell'esponenziale. Ma a
a x cubo con quel meno x quadro, evidentemente vince sempre. Quindi in pratica stiamo parlando sempre di un e elevato a x elevato al cubo. Faccio notare in ogni caso che il meno che sta davanti a x quadro mi farebbe venire quel meno infinito. Naturalmente anche in questo caso due sono i casi. Notiamo subito che se a è 0, questo va via, quindi non c'è più, rimane un e elevato a meno x quadro e il limite viene e alla meno infinito, quindi 0, come prima. Quindi se a è uguale a 0 vale lo stesso discorso di prima. Se a è positivo, faccio notare, in questo caso rimane e elevato a x cubo, ovvero un più infinito. Quindi possiamo subito dire che se a è positivo, rimarrebbe un e elevato meno x quadro più x meno 3 più a x cubo, ovvero un e elevato a x cubo, quando x tende a più infinito è un e elevato, con a positivo, infinito al cubo, quindi un e elevato a più infinito, ovvero un più infinito. Se è 0, abbiamo detto che il limite viene 0 perché viene un e elevato a meno infinito che fa 0. Se è negativo, vale il suo discorso perché in questo caso, se a è negativo, abbiamo meno x quadro, meno x cubo o meno 2x cubo, insomma, o meno 100x cubo, e rimane sempre quel meno x cubo. E allora a questo punto, e elevato a meno x cubo, quando x tende a più infinito, viene un e elevato a meno infinito, quindi viene 0. Quindi come prima, attenzione, questa volta se a è minore o uguale a 0, è il contrario di prima. Prima se a era maggiore o uguale a 0 il limite veniva nullo. Il limite viene nullo perché viene e elevato a meno infinito, ovvero 0, se questa volta a è uguale a 0 ma minore di 0. Notiamo che in questo caso si parlerebbe di asintoto orizzontale, questa volta destro, definito a destra visto che x tende a più infinito. Mentre in questo caso parleremo semplicemente che quando x va a più infinito la funzione va a più infinito e non ci sono né qui, non ci sono obliqui né qui né lì, perché evidentemente anche in questo caso mi rimarrebbe un e elevato f di x sopra fratto un x per il calcolo dell'm, il coefficiente dell'assetto obliquo, che è sempre più infinito perché è prevalente rispetto al monomio sotto. E quindi questa è la discussione riguardante la prima domanda. Rispondiamo alla seconda domanda, ci chiedono di determinare a in modo che, ci dice il testo, f, la funzione, abbia indice con 0 uguale a meno un mezzo, un punto di minimo relativo. Beh, evidentemente dobbiamo applicare il teorema di Fermat, cioè dobbiamo derivare la funzione, derivata prima, porla uguale a 0 e determinare nell'incognita a il valore in cui naturalmente x con 0 vale meno un mezzo. Cominciamo col derivare la nostra funzione, per questo evidentemente va fatto. La derivata prima è la derivata di un e elevato f di x, la cui derivata, ve lo ricordo, è e elevato f di x per f primo. Quindi avremo un e elevato meno, aperta la tonda, x al quadrato meno x più 3 più ax elevato al cubo, che moltiplica la derivata di meno, aperta la tonda, x quadro meno x più 3, chiusa la tonda, più ax cubo. Allora, intanto, derivata di ax cubo, a è una costante, rimane fuori, è un 3ax elevato al quadrato. Derivata di x quadro è 2x, con meno davanti è un meno 2x. Derivata di meno x è meno 1, con meno davanti è più 1. Bene, evidentemente dobbiamo porre questa quantità uguale a 0. Cioè dobbiamo porre f' di x uguale a 0. F' di x uguale a 0 quando e elevato a questa esponente è 0 per 3ax quadro meno 2x più 1 è 0, ma l'esponenziale per definizione non si annulla mai. Quindi annullare la derivata prima significa porre uguale a 0 3ax al quadrato meno 2x più 1. Sostituendo al posto di x il 0 uguale a meno un mezzo, avremmo trovato il valore di a. Teorema, ripeto, di Fermat stiamo applicando. Quindi avremo che 3a moltiplica meno un mezzo al quadrato è un quarto, meno 2 che moltiplica meno 2 che moltiplica un meno un mezzo, più 1 è uguale a 0. Dunque abbiamo 3 quarti a, 3a, per 1 fa 3a, abbiamo un 3 quarti a, meno per meno più, 2 mezzi è 1, più 1 2, più 2 quindi uguale meno 2. Ovvero, moltiplicando per 4 meno 2 meno, otteniamo che 3a è uguale a meno 8, da cui dividendo per 3 otteniamo che l'incognita a che vogliamo è meno 8 terzi. A vale meno 8 terzi e quindi a questo punto sostituiamo
al posto di A il valore meno 2 terzi e andiamo a studiare la funzione omettendone il calcolo e lo studio della seconda, come ci dice l'esercizio, e tracciandone un grafico. A quindi vale meno 8 terzi. Il terzo punto, come detto, il punto C, ci dice di studiare F, la funzione, per il valore del parametro A trovato al punto B, che abbiamo trovato essere A uguale meno 8 terzi x cubo. Quindi ricominciamo da capo, però faccio notare che ormai lo studio della funzione l'abbiamo praticamente fatto, perché i limiti e i bordi lo sappiamo quanto valgono se A è un numero negativo. Il dominio lo conosciamo, l'ho calcolato all'inizio, il segno è immediato, l'intersezione di calcolarle, la derivata prima l'abbiamo già calcolata e quindi sappiamo anche, è facile calcolare i minimi e i massimi assoluti, i minimi e i massimi relativi, chiedo scusa. Quindi cominciamo subito col dire che l'insieme di definizioni di questa funzione, ma l'ho visto dall'inizio, è sempre meno infinito più infinito, ovvero tutto R chiaramente. A, al posto di A abbiamo messo meno 8 terzi, quindi la funzione evidentemente non è né pari né dispari, non presenta punti singolari, perché l'abbiamo visto, essendo definito tutto R, quindi non ammetterà, non presenterà la funzione asintoti verticali. Già possiamo dire che il limite alla frontiera, i limiti ai bordi li possiamo già calcolare, perché il limite, abbiamo detto che quando x tendeva a meno infinito la funzione valeva a più infinito se A era negativo. Visto che A è negativo, il limite per x che tende a più infinito di f di x vale proprio in questo caso più infinito, ve lo ricordo, perché in questo caso verrebbe un meno per meno più, rimane un e elevato 8, più infinito, che fa più infinito, e quindi non ci sono asintoti obliqui a sinistra, mentre invece accadeva il contrario. Abbiamo detto che quando x tendeva a più infinito la f di x valeva 0 se A in quel caso era negativo, e in effetti così è successo. A vale meno 8 terzi, quindi il limite per x che tende a più infinito di f di x vale 0, e quindi possiamo dire che y uguale 0 in effetti è, avevamo già scritto prima, un asintoto orizzontale, naturalmente definito solamente a destra, quindi asintoto orizzontale destro. A questo punto possiamo anche studiare il segno. Notiamo come la funzione f di x è positivo quando è elevato meno 8 terzi x cubo meno x quadro più x meno 3, ho moltiplicato per meno 1 la parentesi, è positivo, ma l'esponenziale, qualsiasi sia il suo esponente, per definizione sempre positiva per ogni x appartenente ad E, quindi è positiva in tutto il suo dominio. Non ammette sicuramente la funzione, non interseca mai l'asse delle ascisse, l'asse delle ax, perché l'esponenziale non si annulla mai. Quello che possiamo fare certamente è notare come c'è un'intersezione con l'asse delle y, dando 0 alla x rimane un e elevato al cubo, quindi 0 ed, chiedo scusa, un e elevato a meno 3, quindi 0 è 1 fratto e al cubo, ovvero e alla meno 3, è il punto di intersezione della funzione con l'asse delle ordinate, che ho ottenuto dando ad x 0, viene meno 0 meno 0 viene un 3, e alla meno 3 meno 0, quindi un e alla meno 3, e alla meno 3 è un valore molto piccolo, eccolo qua, 0 e alla meno 3, oppure 0, 1 sul cubo, è l'unico punto di intersezione della funzione con l'asse delle y, con l'asse delle ordinate. A questo punto quindi andiamo a rappresentare questi risultati sul piano cartesiano. Questi sostanzialmente sono i primi risultati che possiamo rappresentare nel piano cartesiano. Notiamo come in questo caso la funzione sia definita in tutto R. Vedete che ho cancellato la parte di sotto delle ordinate dell'asse delle y, perché la funzione abbiamo visto essere sempre positiva. Interseca l'asse delle y nel punto A di coordinate 0 ed E alla meno 3, valore molto piccolo. Quando x tende a meno infinito, naturalmente nell'ipotesi che A sia pari a meno 8 terzi, e lo sappiamo è negativo, la funzione va a più infinito, freccia puntante verso l'alto in diagonale, mentre ammette la funzione un asintoto orizzontale a destra, l'equazione y uguale 0, quindi freccia naturalmente se sta verso l'alto perché sotto non c'è funzione, quando x tende a più infinito. Già abbiamo quindi chiara l'idea, diciamo, è chiara l'idea di come possa essere, è chiaro come possa essere l'andamento della nostra funzione, tenendo presente il fatto che dobbiamo ancora calcolare la derivata prima. Questi sono quindi i risultati di questa prima parte dello studio di funzioni, quindi cioè della risposta acquisito relativa alla lettera C. Ecco qua. Infine il calcolo della derivata prima, che peraltro abbiamo già calcolato, ma che ricalcoliamo, dobbiamo sempre applicare la derivata di un e alla f, ve lo ricordo, per la formula delle derivate e alla f per f primo. Quindi avremo un e elevato meno 8 terzi x cubo, sciogliamo con la parentesi, meno x quadro più x meno 3,
che moltiplica la famosa derivata la derivata dell'esponente, ovvero meno terzi è un numero, derivata di 3x quadro è un derivata di x cubo è un 3x quadro, quindi viene un meno 8x elevato al quadrato, dunque, derivata di x quadro è 2x, uno davanti un meno 2x, derivata di meno x è meno 1 con meno davanti più 1. Eccola qua la nostra derivata prima, poniamola prima di tutto maggiore di 0 e poi uguale a 0. Se la poniamo maggiore di 0 vuol dire porre meno 8x al quadrato meno 2x più 1 maggiore di 0. Stesso discorso che abbiamo fatto prima. Evidentemente e elevato meno 2 terzi cubo meno x quadro più x meno 3 è sempre positivo per definizione di esponenziale. Quando è che meno 2x quadro meno 2x più 1 è positivo? Quando, cambiando i segni, 8x quadro più 2x meno 1 è evidentemente negativo. Cosa possiamo fare? Beh, possiamo tranquillamente scomporre questo così, tenendo conto che 8 per meno 1 fa meno 8, 4 per meno 2 fa meno 8 e 4 meno 2 fa 2. Questo lo possiamo scomporre da trinomio a quadrinomio come 8x quadro più 4x quadro meno 2x al quadrato, chiedo scusa, 8x quadro meno 4x meno 2x. Naturalmente meno 1, tutto evidentemente sempre maggiore di 0. A questo punto, applicando un raccoglimento di tipo parziale, raccogliamo un 4x nei primi due, otteniamo proprio un 2x meno 1, 2x più 1, chiedo scusa, sto facendo un po' di pasticci, e raccogliamo un meno 1 qua per avere nuovamente un 2x più 1, tutto maggiore di 0. E in definitiva, dire 8x quadro più 2x meno 1 minore di 0 vuol dire, eccolo qua, 4x meno 1 che moltiplica 2x più 1 tutto minore di 0. Le soluzioni dell'equazione associata 4x meno 1 per 2x più 1 uguale 0, ovvero 2x quadro per 2x meno 1 uguale 0, sono, come vedete, x uguale 1 quarto, x uguale meno 1 mezzo. Allora, visto che la disequazione è di secondo grado ed è verificata per valori interni, sarà verificata quando, lo scrivo qua, x è compreso fra meno 1 mezzo ed 1 quarto. Peraltro, possiamo già dire che, lo scrivo qua, la nostra derivata prima si annulla, evidentemente, quando si annulla questo prodotto, ma l'esponenziale non si annulla mai, quindi quando si annulla questo trinomio, e questo trinomio si annulla appunto quando x con 1 è uguale a meno 1 mezzo e quando x con 2 è uguale a 1 quarto, che sono due ascisse assolutamente incluse nel campo di distanza, perché il campo di distanza è tutto R. Allora, se rappresentiamo i valori interni, x compreso fra meno 1 mezzo e 1 quarto, possiamo vedere dove cresce e dove decresce la nostra funzione. Come potete vedere, abbiamo che qua abbiamo un meno, qua un più, qua un meno, la funzione decresce da meno infinito a meno un mezzo, cresce da meno un mezzo a un quarto, decresce ancora da un quarto in poi. E visto che si annulla nell'ascissa proprio meno un mezzo, x uguale meno un mezzo, x uguale un quarto, abbiamo che x uguale meno un mezzo è un'ascissa di minimo relativo, ma questo già lo sapevamo perché l'abbiamo visto prima, e x uguale un quarto è un'altra ascissa, questa volta di massimo relativo. E allora abbiamo due punti, M, di coordinate meno un mezzo ed F calcolato in meno un mezzo, che potete calcolare se volete, ed è il punto di minimo relativo, e il massimo di coordinate un quarto ed F calcolato in un quarto, che è il punto di massimo relativo. Vi lascio dunque con il grafico finale di questa funzione molto facile, dove sono in evidenza il minimo relativo di ascissa meno un mezzo e il massimo relativo di ascissa un quarto. Funzionalmente passa per il punto A di coordinate 0 e 1 fratto e al cubo. F meno un mezzo e F di un quarto sono rispettivamente le due ordinate dei punti rispettivamente di minimo relativo e massimo relativo. È evidente, come non ci è stato chiesto espressamente, di calcolare né di studiare la derivata seconda, quindi né di calcolare la seconda né di studiarla, quindi né studiare gli intervalli di concavità e convessità di questa funzione. Termina qui questa lunga avventura carrellata riguardante gli studi di funzione esponenziale. Dal prossimo studio di funzione che pubblicherò, avete visto come sto rimettendo a nuovo questa playlist riguardante gli studi di funzioni, supereremo le centinaia, ne faremo tantissimi. Dal prossimo video in poi inizieremo gli studi di funzione logaritmi, studi di funzione con presente il logaritmo. Cominceremo a pubblicare video tratti dai testi di scuola, quindi possono essere assimilabili a testi tratti da facoltà di architettura, economia e commercio, quindi un pochino più semplici, e poi naturalmente inizieremo a
pubblicare video riguardanti le funzioni logaritmiche tratti da testi da facoltà di ingegneria, matematica, fisica, chimica, eccetera. Quindi faremo insomma 20-30 studi di funzioni con il logaritmo, con i logaritmi presenti, in modo tale proprio da completare poi con l'ultimo tratto, che sarà quello riguardante le funzioni circolari e circolari inverse. Non perdetevi pertanto il prossimo video, nel quale inizieremo lo studio delle funzioni logaritmiche. Ciao a tutti.